Allora, sempre col labirinto di Eriks, di Lovecraft e Sterling, c'è già qualcuno che comincia a chiedermi: ma quando la smetti con Lovecraft? Non lo so, io proprio volevo finire di fare tutti i racconti, non ne mancano molti, anzi credo che ne manchi solo uno dopo questo, fra i racconti scritti in collaborazione, almeno nell'antologia della Oscar Mondadori, può darsi che in futuro riprenda con Lovecraft, ma comunque è finito il racconto successivo. Chiudo per il momento con Lovecraft e riapro altre discussioni. Non è previsto, dato che la persona che mi ha chiesto quando cambio argomento, non è previsto che nel futuro prossimo parli ancora di Gandhi. Io quando ho fatto il ciclo su Gandhi ho parlato della mia tesi di laurea e basta. E in futuro non intendo riprendere per il momento questo argomento. Magari potrei parlare più estesamente della filosofia indiana, no? Ma non specificamente di Gandhi, almeno allo stato attuale delle cose non ho questo progetto, quindi è probabile che dopo Lovecraft faccia argomenti completamente diversi da Gandhi, anche se magari potrei ancora parlare di filosofia, citerei parecchio, storie della filosofia greca però. Comunque, andando avanti con la lettura del racconto, eravamo rimasti al punto in cui il protagonista, appunto trovandosi sull'altipiano di Eriks, improvvisamente alla ricerca dei cristalli energetici, il suo crystal detector ne trova uno, ma mentre corre per andare a prenderlo, viene arrestato, bloccato, respinto letteralmente da una barriera invisibile, fatta di una sostanza proprio dura, solida. Ma dura come la pietra, ma liscia come il vetro e molto più trasparente del vetro, a tal punto che non c'è nessuna riflessione, proprio nessun effetto specchio che possa individuarla, è del tutto invisibile. Un oggetto, cioè un materiale che lascia passare la luce senza rifletterla minimamente. Un oggetto così sarebbe appunto invisibile ai nostri occhi. Dunque, a giudicare dall'aspetto del paesaggio circostante, la sostanza non aveva potere rifrattivo. L'assenza di riflessione era provata dalla mancanza in qualsiasi punto dell'immagine brillante del sole. Parte fatto, uno dice: ma il sole era schermato dalle nubi. Quindi come faceva in ogni caso a vederlo. Una specie di impellente curiosità ha preso il sopravvento su ogni altro sentimento. Come meglio potevo, ho allargato il campo delle indagini. Continuando a tastarla con le mani, ho scoperto che la barriera si innalzava dal terreno a un'altezza superiore a quella che potevo raggiungere e che si estendeva indefinitamente su entrambi i lati. Era dunque una specie di muro, benché non potesse fare alcuna ipotesi sul materiale di cui era fatto e lo scopo per cui era stato eretto. Ho pensato di nuovo alla pianta a miraggio e ai sogni che induceva, ma un breve ragionamento mi ha convinto che era impossibile, non si trattava di un miraggio perché non aveva tutti i sintomi allucinogeni che dava la pianta a miraggio. Qui c'era solo, se era un'allucinazione, c'era una singola costante allucinazione e basta. Ho battuto con forza il manico del coltello sulla barriera, poi l'ho presa a calci con i pesanti stivali per ricavare qualche informazione dal rumore che producevano. A giudicare dall'eco, sembrava che si trattasse di cemento o altro materiale simile, mentre al tatto mi era sembrato piuttosto vetro o metallo. Mi trovavo di fronte a qualcosa che andava al di là della nostra esperienza, no? Cioè, qui si trova di fronte proprio a qualcosa che
assolutamente imprevisto. Cioè, anche se non è un racconto dell'orrore, qua vediamo proprio il senso dell'estraneità, di ciò che è alieno, perché questo oggetto non avrebbe neanche dovuto esistere, cioè chiaramente un oggetto così artificiale, ed è frutto di una scienza superiore e sconosciuta all'uomo, no? Cioè che riesce a produrre dei materiali invisibili, resistentissimi e invisibili. Ma gli abitanti di Venere, gli uomini di Lucertola, apparentemente sembrano primitivi. Allora, cos'è che ha incontrato? Il prodotto di un'altra civiltà, magari un'altra civiltà aliena proveniente da qualche altro pianeta, oppure una civiltà venusiana che ancora non si conosce, magari scomparsa nel passato, no? Cioè, c'è tutto il... cioè sono stati bravi Lovecraft e Sterling, Lovecraft anche qui è stato bravo, ma in modo del tutto diverso, a dare subito l'impressione dell'estraneità, di ciò che è alieno, un'esperienza assolutamente imprevista. La successiva mossa logica consisteva nel farsi un'idea delle dimensioni del muro. Il problema dell'altezza era arduo, se non insolubile, ma forse la lunghezza e la forma potevano essere determinati in poco tempo. Allargando le braccia e schiacciando il corpo sulla barriera, ho cominciato a scivolare gradualmente verso sinistra. Ovviamente dovevo fare la massima attenzione al percorso che seguivo. Dopo alcuni passi ho concluso che il muro non era dritto, ma che mi trovavo lungo un grande cerchio o ellisse. Poi la mia attenzione è stata attratta da qualcosa di assolutamente diverso, qualcosa che aveva a che fare con il cristallo ancora lontano che costituiva l'oggetto della mia ricerca. Ho detto che persino a grande distanza la posizione del cristallo mi era sembrata strana, come se si trovasse su una specie di elevazione che nasceva dal fango. Ora, a un centinaio di metri, poteva vedere con chiarezza, nonostante i vapori, di che si trattava. Era il corpo di un uomo con la tuta di cuoio della Compagnia dei Cristalli. Era riverso sulla schiena e la maschera dell'ossigeno era semisepolta nel fango, a pochi centimetri da lui. Nella mano destra, premuto convulsamente al petto, teneva il cristallo che mi aveva tirato laggiù. Uno sferoide di incredibile grandezza, tanto che le dita del morto riuscivano appena a racchiuderlo. Anche a quella distanza mi sono accorto che il cadavere era fresco. I segni esteriori della corruzione erano minimi e mi sono detto che in un clima del genere la morte non doveva risalire più di un giorno prima. Presto le odiose mosche Farnot avrebbero cominciato a raccogliersi sul cadavere. Mi sono domandato chi fosse. Non certo qualcuno che avevo incontrato in questo viaggio. Doveva essere un esploratore arrivato su Venere da parecchio tempo. Probabilmente era partito per una lunga missione ed era capitato nella zona, indipendentemente dalle segnalazioni di Henderson. Ed eccolo lì, ormai libero da ogni problema, con i raggi del grande cristallo che mandavano lampi fra le dita irrigidite. Cioè, qui vediamo appunto che la vicenda, che all'inizio è semplicemente sconcertante, aliena, inspiegabile, adesso comincia a tingersi di sfumature horror. Cioè, scivolando lungo la parete per cercare di capire che cosa ha di fronte, si accorge che la superficie è curva, cioè che il muro è curvo, si tratta o di un cerchio o di un ellisse, no? E già qua si comincia a intuire di che cosa si tratti. Poi un centinaio di metri vede che c'è il corpo di un uomo che stringe in mano il cristallo che aveva tirato là il protagonista. Un uomo che è morto, la cui morte risale a poco tempo prima, e che non sa chi è, non si sa perché è morto, non si sa perché è rimasto là. No. E qui già si comincia a intuire qual è la malefica trappola in cui il protagonista è caduto. Per 5 minuti buoni sono rimasto immobile,
fissandolo con stupore e apprensione. Sono stato assalito da una strana paura e ho provato l'irragionevole impulso di fuggire. Non era stato ucciso dai maledetti uomini lucertola, perché il cristallo era ancora nelle sue mani. C'era un rapporto fra la sua morte e il muro invisibile. Dove aveva trovato il cristallo? L'apparecchio di Anderson indicava uno in quel settore molto prima della morte dell'uomo. La barriera invisibile mi apparsa all'improvviso sotto una luce sinistra e con un brivido mi sono allontanato da essa. Ma proprio quella recente tragedia mi imponeva di risolvere il mistero rapidamente e in modo soddisfacente. Tornando al problema immediato, ho pensato ai mezzi che avevo a disposizione per misurare l'altezza del muro, almeno per scoprire se si estendesse verso l'alto indefinitamente. Ho raccolto una manciata di fango, l'ho fatta seccare finché ha acquistato una certa consistenza e poi l'ho lanciata in alto verso la barriera assolutamente trasparente. Ha colpito la superficie con un tonfo a circa 5 metri, schiantandosi subito e colando verso il basso in rivoletti che sono evaporati con sorprendente rapidità. Dunque il muro era alto. Una seconda manciata, che ho lanciato da un angolo anche più acuto, ha colpito la superficie a 6 metri ed è scomparsa rapidamente come la prima. Raccolte tutte le mie forze, mi sono preparato a lanciare una terza manciata più in alto che potevo. Ho lasciato che il fango asciugasse, l'ho stretto fra le dita perché fosse più secco possibile e l'ho scagliato quasi parallelamente alla barriera, al punto che ho avuto paura di mancarla. Invece il tiro è andato a segno e stavolta il grumo è passato dall'altra parte, ricadendo con un tonfo nel fango che si trovava al di là dell'ostruzione. Finalmente mi ero fatto un'idea approssimativa dell'altezza del muro. Il superamento della barriera era avvenuto a un'altezza di 7 o 8 metri. Scalare una parete verticale, liscia come vetro e alta 7-8 metri, era praticamente impossibile. Cioè, perlomeno per un uomo che non ha i mezzi, ci voleva una scala. Dunque, dovevo continuare a girarmi intorno finché avessi trovato una porta, la fine del muro o un'altra interruzione. La barriera formava un cerchio, un'altra figura chiusa o semplicemente un arco o semicerchio. Seguendo la mia decisione, ho ripreso un lento movimento verso sinistra e con le mani ho esplorato la superficie in alto e in basso, nella speranza di trovare una finestra o altra piccola apertura. Cioè, nella descrizione di questo fatto, noi vediamo che c'è un'omissione, no? Non si sa se è voluta o per distrazione, ma allo stato attuale, cioè c'è questo muro invisibile, no? Che parte dal terreno, ma se poggia sul terreno in qualche modo che non è invisibile, in qualche modo il terreno dovrebbe averne le tracce, nel senso che, per esempio, il muschio non può crescere sotto il muro, no? Il muschio crescerà accanto, cioè il muschio che cresce sull'altipiano e tra l'altro anche il fango, no? Finiranno dove finisce il muro, di conseguenza si dovrebbe vedere per terra la traccia del muro invisibile, no? E dunque io penso che Lovecraft e Sterling erano troppo intelligenti per dimenticarsi di un particolare così semplice, no? E quindi hanno soprasseduto nella speranza che il lettore non se ne accorgesse a sua volta, no? Ecco, perché tanti lettori non stanno lì a pensare quanto logico sia, quanto coerente, ecco, più che logico, possa essere la narrazione di un evento. Di un evento fuori dell'ordinario, no? Perché bisogna avere le antenne a 360 che ruotano a 360 gradi quando si parla di queste, si descrivono queste cose. E qui c'è una manchevolezza.
e qui sono costretto a chiudere. Arrivederci.